le chiese pauline che ci vengono presentate, le chiese pietrine non ci vengono presentate, però anche nella chiesa pietrina troviamo dei carismi. In Antiochia, per esempio, la chiesa pietrina, la chiesa diciamo apostolica, c'è dei dottori, profeti, per cui abbiamo, c'è nella chiesa di Gerusalemme, non ci sono carismi, si chiama l'inizio, ma non è detto che nella chiesa di Alessandria non ci fossero dei carismi, se abbiamo testimonianze di Marco. Marco parla anche per esperienza, e Marco è lì ad Alessandria, il primo a reggere la chiesa di Alessandria. Per cui comunque è un'obiezione che fanno, chiusa la parentesi, queste tre notti. E allora viene l'umiltà, perché l'impatto con Dio crea nella persona che riceve l'impatto della santità divina, dello spirito divino, quell'abbassamento che viene prodotto in Maria e che viene prodotto nei santi. Quando io mi incontro con la santità divina, io mi annullo, io mi sento confuso. Quando Pietro vede il Signore, dice: allontanami che sono un peccatore. Questa è la prima reazione. La Dio si rivela. L'uomo sente la propria nullità, i propri limiti, la propria inequizia, la propria negritudine davanti alla luce di Dio. Tutto questo crea necessariamente per la rettitudine infusa, crea questa umiltà, questo abbassamento, questo annichilamento della persona. E più forte il carisma, più umile è la persona. Un carisma che non dovesse produrre umiltà nella persona, ma superbia, quello non è carisma vero. Quello è un carisma adulterato, quantomeno, soggetto a svaporare, o comunque che non è più diretto da Dio. Per cui il discernimento, bisogna stare attenti che chi ha quel carisma vero è persona umile, almeno nell'esercizio di quel carisma. La carità, un altro motivo teologico è questo: il carisma è diretto agli altri, non è per sé, per l'edificazione della comunità della carità. Tutti i carismi sono ordinati alla carità, per cui chi esercita un carisma cresce nella carità verso gli altri. Una persona che esercita un carisma e non è orientato alla carità nell'esercizio di quel carisma, o dovesse vedere la carità nell'esercizio di quel carisma, c'è da dubitare che il carisma venga da Dio. Ossia, un carisma vero genera nell'uomo, per l'impatto con Dio e per la direzione ai fratelli della comunità, crea necessariamente per questi due contatti, contatti con Dio e contatto col prossimo, umiltà e carità. Sono i criteri di discernimento. Comunque Dio parla attraverso i carismi, o meglio, guida la comunità attraverso i carismi. Il primo carisma, possiamo dire, l'insegnamento, la didascalia, è un carisma, diciamo così, ordinario. Per esempio nella linea carismatica, Dio indica attraverso l'insegnamento la via da seguire. Dio ispira il didascalo, mette nel didascalo una forte carica, per cui la parola del didascalo diventa persuasiva per la mente e incisiva per la volontà, per il cuore. La didascalia, per cui è lo Spirito Santo che ci guida, bisogna stare attenti a quello che ci viene insegnato, alla sana dottrina che ci viene insegnata. Quella è una guida ordinaria,
dello Spirito, quello che dice il didascolo, ispirato da Dio, condotto da Dio, suscitato da Dio, nell'esercizio del suo carisma e indicazione di Dio alla comunità, per l'edificazione comune. Altro carisma, diciamo così ordinario, è la guida dell'autorità. Ci può essere una prevenzione in questo, ma se la guida è lo Spirito, come mai un uomo, come mai un gruppo di uomini debbono guidare? Noi stiamo attenti soltanto a quel che dice lo Spirito, no? Perché attraverso l'autorità che nella linea ordinaria lo Spirito manifesta la sua condotta, anche l'autorità è un carisma dato dallo Spirito, è il segno di grande immaturità, non piccolo, grande immaturità, quando si rifiuta l'autorità. Una comunità che non dovesse gradire, non dovesse sottostare all'autorità, o del pastore, o del pastorale, secondo come si esplicita, dimostrerebbe di essere una comunità immatura nello Spirito. Una comunità matura nello Spirito pratica la sottomissione reciproca. Innanzitutto la sottomissione all'autorità costituita, o all'autorità significata in quel momento. Non è un'autorità ecclesiale nel senso nostro, ma è un'autorità spirituale, è lo Spirito che suscita coloro che devono guidare gli altri fratelli. Ed è attraverso questa guida esteriore che lo Spirito Santo manifesta la sua volontà per quel gruppo, per quella comunità. È chiaro che l'autorità per il gruppo pastorale deve stare molto più attenti che la comunità alla voce dello Spirito, che sia attraverso la preghiera, attraverso il discernimento. L'altro carisma attraverso cui usualmente lo Spirito guida la comunità è la profezia. La profezia. Nei gruppi carismatici bisogna far molto conto della indicazione profetica, la quale però va sottomessa al discernimento, come dice l'Apostolo. Lo spirito dei profeti va sottomesso ai profeti, per cui le profezie vanno sottomesse al discernimento, ma una volta che sono state provate o comunque ritenute provenienti dallo Spirito, obbligano la comunità a seguire la via dello Spirito. Non una sola profezia, chiaro, una profezia errante, ma le indicazioni frequenti dello Spirito verso una data direzione già sono abbastanza eloquenti per dire alla comunità quello che lo Spirito vuole che noi facciamo. Gli altri carismi possono essere carismi specifici che lo Spirito suscita in una comunità. E allora quando lo Spirito suscita un carisma e insiste in quel carisma, il segno che vuole una rotta, un'attività corrispondente a quel carisma che dà l'indicazione dello Spirito, che dice io vi do questo carisma, questa facoltà, questa potenzialità di fare, è segno che voglio che voi compiate questa attività, perché Dio non dà un carisma così a vuoto. Se lo dà quel carisma vuol dire che venga preso in considerazione questo carisma per svolgere una attività consona a quel carisma che è dato. Non solo di un carisma così isolato, ma di carismi, ripeto, sono segnali dello Spirito
attraverso la presenza di carismi che possono indicare qual è la via, la rotta da seguire perché la comunità cresca in quella direzione che ha segnato lo Spirito. Che ora abbiamo? Che è mezzo? Comunque è un'ora che abbiamo parlato. Io qui mi fermo concludendo questa prima serie. Io vorrei che tutte le nostre comunità fossero guidate dallo Spirito, ma ci vuole molta preghiera, molta attenzione, molta umiltà, molta concordia per che si rendi manifesta la condotta dello Spirito per quella comunità. Una comunità che si lascia guidare dallo Spirito cammina, fa grandi progressi nella vita individuale, perché è composto di individui, e fa un grande bene nell'ambiente in cui viene collocata per la diffusione del Regno di Dio e la salvezza delle anime. Facciamo del tutto perché le nostre comunità siano comunità condotte dallo Spirito. E facciamo sì che ognuno di noi sia condotto dallo Spirito. Quando lo Spirito Santo riempie una persona, quando ognuno di noi dovesse essere pieno di Spirito Santo, come mettiamo Stefano, pieno di Spirito Santo, come Barnaba, pieno di Spirito Santo, sono parole della Scrittura, allora noi saremmo così, insomma, in mezzo a una a gente che respira lo Spirito Santo, saremmo come lo Spirito del Signore ci vuole. Io auguro a voi, fratelli e sorelle, che individualmente siate ripieni di Spirito Santo e che siate condotti dallo Spirito come figli di Dio, verso il Padre. Che questo Spirito crea la conformità a Cristo e vi cristifichi giorno dopo giorno fino alla pienezza, fino al pleroma, alla pienezza di Cristo. E come Paolo io posso dire, vorrei dire almeno che il mio cuore è in ansia finché il Cristo non si formi in ciascuno di voi. E allora buona condotta individuale e buona condotta gruppale dello Spirito di Dio. Alleluia.